proprio in riva all'Arno, dietro gli Uffizi, c'è uno dei musei più particolari di tutta Firenze, e cioè il Museo Galileo Galilei, il museo di storia della scienza. Dentro il Museo Galileo c'è naturalmente una sala dedicata a Galileo Galilei. Questo è il suo busto. E qua ci sono delle vetrine molto interessanti. Questa, per esempio, è la vetrina dove ci sono i cannocchiali. Poi c'è il Siderius Nuncius, il primo libro che scrisse quando alzò il cannocchiale al cielo e cominciò a vedere i crateri sulla Luna, le macchie solari e tutto il resto. E poi qui c'è un facsimile addirittura del libro che purtroppo lo fece condannare, cioè il Dialogo dei Massimi Sistemi. Alla base del grande metodo rivoluzionario di Galileo Galilei c'è naturalmente il metodo sperimentale, scientifico, che lui teorizzò. E lo teorizzò grazie proprio agli esperimenti che fece con oggetti di questo tipo, dove cercava di misurare quelle che erano il movimento degli oggetti. Ma in questa sala c'è una reliquia che è unica al mondo e che potete trovare solamente qui, e cioè il dito medio di Galileo, l'osso che in pratica apparteneva alla sua mano destra. È qualcosa che è rimasto esposto perché quando portarono le sue ossa dalla vecchia tomba alla nuova tomba in Santa Croce furono trafugati alcuni pezzettini, e uno di questi è esposto proprio qui, come se fosse una reliquia. Quando Galileo era in vita, fu osteggiato a lungo, fu condannato, fu costretto ad abiurare, e questo dito qua è come se in qualche modo Galileo ci parlasse dall'altro mondo, dall'oltretomba, e ci dicesse che aveva ragione lui.